Bello a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Come potete vedere stiamo migliorando un pochettino la qualità. Adesso sono dentro il gioco. Yeti! Comunque, allora lasciando le stronzate ragazzoli, ci siamo qui per fare un bel video sui miglioramenti delle vostre squadre. Quindi andrò a prendere due squadre che ho selezionato di gen abbastanza bassa per dare dei consigli e cercare di capire un attimino come aiutarvi, ok? Se questo genere di format vi piace, lasciate un bel like qua sotto, arriviamo almeno a 200 like. Commentate se avete ancora dei dubbi o dei suggerimenti per i vari format. E ovviamente iscrivetevi al canale, che mancano tipo 40 iscritti, raga, siamo a 10.000, quindi dateci dentro con quel tastino, ok ragazzoli? Detto questo, passate anche nel link in descrizione, che troverete appunto sì, il blog, il sito, tutte queste cose, perché il blog verrà aggiornato domani, quindi non perdetevi gli aggiornamenti sul blog. Detto questo, direi che si può tranquillamente cominciare senza una parte di testa, che bello. Cominciamo subito. Allora, partirei da una squadra 109 di gen con 78 di intesa. Allora, la prima cosa che posso notare, sicuramente, che la tua intesa è bassa per il tuo livello account. Questo è quasi più che sicuro. Quindi che cosa fare in questi casi? Vatti a giocare tantissimi tornei mondiali finché ci sono, così accrescerai il tuo livello veramente velocemente. In più acquisirai altri punti così in più bonus a caso, che non fa mai male ovviamente. E così facendo già un pochettino migliori, perché porti l'intesa a livello 100 salendo di livello, e fin qui tutto va bene. Per la squadra oserei dire che non hai molto da fare, perché purtroppo hai neanche un milione, quindi non è che ti posso consigliare delle vite eterne. Diciamo che posso consigliarti una metodologia che ti potrebbe portare a migliorare un pochettino. Allora, partiamo dai punti di forza della tua squadra. Allora, punti di forza, ovviamente l'attacco, ok? Un Taremi a livello 109 di gen va più che bene. Appunto, Kvaratskhelia pure, Rafinha, se non sbaglio, alla destra ci sta, João Félix a sinistra ci sta, Milinkovic-Savic anche, Buccia di Banana se non sbaglio esterno destro non mi piace perché non è così performante come dovrebbe essere, appunto, quindi non è che mi piace moltissimo, detto sinceramente, come anche l'altro CC che non riesco davvero a capire chi sia, cioè mi dispiace ma non riesco proprio a vederlo, anche ingrandendomi si sfoca tutto il coso, non mi ricordo chi è, forse Bergwijn, non lo so. Comunque è da cambiare perché è troppo basso di gen, è soltanto un 100, da quel che posso notare forse un 101 già di suo, ma non riesco a capire quanto allenamento, cioè sono scritte che non riesco davvero proprio a vedere ragazzo, neanche se ingrandisco tantissimo e metto una nitidezza alta, perché sono proprio sfocate, Instagram fa dei disagi con queste foto. Dovremmo trovare un'altra metodologia per farle. Comunque, vedremo poi come risolvere questo piccolo problema, perché appunto è Instagram che sfoca tutto e non si fa capire un cazzo. Comunque, i tuoi punti di forza sono Kvaratskhelia, Taremi, Rafinha, João Félix, Milinkovic-Savic, che a centrocampo fanno tanta tanta roba. Buccia di Banana e l'altro CC non sono il massimo, ok? Puoi trovare di meglio, quindi quei due lì sono i primi sostituti che dovrai trovarti. Poi in porta Mendy va più che bene, puoi portartelo tranquillamente fino a 120 di gem, perché è davvero davvero alto, è veramente forte come calciatore in porta, quindi tienilo il più possibile perché è davvero davvero molto potente. Poi vediamo un po', Christiansen mi sembra, lui è da cambiare perché non è performante. Kjær va bene, è solo un po' lento, però effettivamente difensivamente parlando è forte, ok? Volevo fare anche un piccolo appunto, ragazzuoli, perché sul gruppo di Telegram io sento tante tante cose che sono davvero assurde, raga. Cioè, sento delle cose assurde. Cioè, c'è gente che classifica i difensori soltanto per il loro livello difesa. Sappiate che facendo così non è che andate a prendere il difensore più forte che c'è, anzi. Cioè, allora, detto sinceramente, le statistiche solo e unicamente difensive sono utili se siete voi bravi a temporeggiare e a difendere, ok? Cioè, in sé per sé la classifica, cioè, il difensore non va valutato soltanto per la statistica difesa. Cioè, chi fa questo è un newbo, ok? Detto proprio sinceramente, perché il difensore in primis, ok, va a vedere la difesa, poi c'è il ritmo, poi c'è il fisico. Ragazzoli, sono due statistiche sul fisico che se il difensore non le ha, non è prettamente forte, e neanche sull'agilità, perché allora, ragazzoli, la reattività per i difensori è la cosa fondamentale, determina con quanta velocità possono contrastare, marcare, scivolare e tutte queste cose, quindi per il difensore non ha senso, può avere anche 180 di difesa, ma se ha 100 di reattività e 100 di fisico è un difensore di merda, ok? Le cose bisogna guardarle sotto ogni punto di vista in base agli stili di gioco, ok?
Se voi siete bravi a difendere temporeggiando, qualsiasi difensore con un body weight anche diverso, che tipo alto 1,95 con 80 kg o anche con poco fisico ma tanta difesa, riuscirete tranquillamente ad arginare l'attaccante se siete bravi a temporeggiare, appunto. Se invece siete come la strana maggioranza delle persone che quando difende si butta a capofitto contro l'avversario, in quel caso vi serve il ritmo e fisico, ma diciamo che in generale i difensori sono forti quando hanno quelle statistiche tutte e tre alte. Cioè, un difensore buono, ok, un difensore forte adesso è tipo Koulibaly, come anche Desailly, come anche Van Dijk, Rio Ferdinand, ok, ma sono forti in modo diverso. Van Dijk, Rio Ferdinand e Varane sono tre giocatori che hanno tanta difesa, buon ritmo, body weight un po' scarso, quindi sembra che vadano più veloce del ritmo che hanno. Difendono davvero bene, ma hanno poco fisico. Ok? Andando negli scontri di fisico, se sapete giocare molto bene, li vincete tranquillamente contro quei difensori e passate senza problemi. Ad esempio, un Ronaldo il fenomeno contro quelli trova praticamente la strada spalancata se non avete un Koulibaly, detto Koulibaly, ovviamente, o un Desailly o qualcosa del genere che sia più fisico di loro. Ok? Devono essere più fisici, devono avere più potenza, devono avere più forza e più aggressività per andare a contrastare dei giocatori grossi, dei giocatori belli compatti col body weight. Sia ben chiaro, ragazzi, non fidatevi della gente che vi dice: ah no, tipo questo è il più forte di tutti perché ha 180 di difesa, e poi dice: beh, ma il ritmo c'ha 100 e il fisico c'ha 120, dove deve andare? Ma la difesa non conta un cazzo, raga. È come classificare un attaccante soltanto per il tiro. Allora Van Persie è forte. No, raga, Van Persie è buono, ok? È buono perché tutto il resto non è all'altezza del suo tiro, ok? Questo è il modo in cui dovete classificare i giocatori. Tornando a noi, caro ragazzuolo, ti devo dire, appunto, puoi cambiare i difensori, puoi cambiare i giocatori in generale, ma la cosa fondamentale che tu devi fare per migliorare è, prima cosa, salire di livello account, quindi giocare tanti mondiali e prendere tanta esperienza per salire velocemente. Seconda cosa, per aumentare la tua intesa, seconda cosa, andare a fare degli scambi, perché vedo che tu hai 680 giocatori, vai nella sezione di scambi qua sotto, qua, non riesco ad orientarmi qua sotto, dove vado a spiegare che, appunto, se metti 70 gli 80 più, riesci a farti quasi 5-6 milioni settimanali. Con quei soldi lì vai e potenzi potenziamenti abilità, ragazzuolo, perché hai 10 potenziamenti abilità da potenziare. Devi sapere che i potenziamenti abilità migliorano di brutto le statistiche importanti dei giocatori, quindi automaticamente, se tu non fai salire quelle, i giocatori che hai sono forti ma non al massimo della loro potenza. Oltretutto, tralasciando queste cose qua, i 60 che tu hai non andarli a riciclare o a buttare o a fare o a disfare, ti servono per potenziare i tuoi giocatori. Io adesso non dico che tu devi potenziarli tutti con l'allenamento, perché non avrebbe senso. Tu vai a potenziarti i giocatori che sono più importanti per la tua squadra. In questo momento Mendy, João Félix, se vuoi anche Milinkovic-Savic perché è forte e molto performante in game, Taremi, Rafinha e Kvaratskhelia. Loro devono essere almeno al grado 10-15 per essere un pochettino più performanti al tuo livello di gen. Devi completare, devi avere la squadra uniforme, non puoi avere i giocatori fortissimi con i potenziamenti e abilità bassissimi e l'allenamento bassissimo. Devi uniformarti in generale e già soltanto così, semplicemente potenziando, senza andare a comprare nessuno, arriverai a 112 di gen. A quel punto potrai decidere di andare ad agire sul mercato, ma fino a quel momento lascia perdere. Giocati l'evento, raccogli crediti, potenzia, ricevi giocatori in base alle cose che hai fatto, e poi, se vuoi, rimandami la squadra tra almeno 2-3 settimane, perché devi fare un bel lavoro sotto per migliorare, e possiamo vedere quali innesti potrebbero servirti. Al momento, se fossi in te, io starei fermo, ok? Raccoglierei, potenzierei, allenerei, migliorerei il mio livello account e andrei ad implementare i giocatori che vado a prendere dal percorso, dall'evento e dai 108, nel caso che tu abbia almeno un 108 prendibile con le cose che hai fatto nell'evento. Spero per te di sì. Detto questo, fammi sapere sotto nei commenti se ti sono stato d'aiuto, ovviamente, e noi passiamo al prossimo. Allora, questo ragazzo, anche lui, hai un attimino di... hai forse l'intesa è bassa per... penso anche qui il livello, penso, dell'account, penso, non ne sono sicurissimo, perché non riesco anche a vedere bene le linee, se sono tutte collegate o meno. Comunque,
Nel tuo caso, per dire, invece, il Taremi è un po' troppo scarso, perché sei già a 120 di gen, un po' basso. Cioè, per la tua gen è un pochettino scarso. Cioè, appunto, anch'io l'avevo, ok? Però era al massimo della sua potenza, appunto, era 108 ed ero io 124. L'ho cambiato praticamente subito, l'ho utilizzato davvero per poco tempo, una settimana, 10 giorni. Vi dico, Taremi non è male, non è male, è abbastanza performante. Però è la versione scarsa di Van Persie, ok? Da unica punta ci sono tre calciatori che sono decisamente più forti, appunto, e sono anche gli unici che si possono effettivamente utilizzare veramente al massimo della potenza da unica punta in questo momento, se sono quelli che sono i migliori, appunto, ma secondo tu, cioè, proprio a livello di tier list rilasciato anche dalla IE, sono proprio i migliori da utilizzare come unica punta, ok? E appunto sono questi in ordine. E c'è poco da andare lontano, ok, raga? Appunto, Van Persie, Lewandowski, CR7. Loro tre sono i migliori da utilizzare unica punta. CR7 è il più forte, Lewandowski, poi Van Persie, ok? Ovviamente si può anche fottersene di questa regola e mettere Ronaldo R9 come appunto unica punta, o Eusebio, o tanti altri, ok? Però renderanno di meno, perché non sono così grossi barra alti, ok? Il giocatore, per essere unica punta devastante, deve essere, o prima cosa, sopra il 1,85 m, seconda cosa, avere un livello di salto davvero incredibile, ok? E possibilmente colpo di testa potente. Avendo queste cose qua, diventa devastante, ok? Loro tre sono quelli che al momento sono più utilizzati come unica punta, però ovviamente nessuno ti vieta di mettere, per esempio, Ronaldo il Fenomeno, Eusebio, oppure Kai the Clash di Kai Havertz, per dire. Cioè, in generale puoi mettere chi vuoi. Io ti dico, quelli che sono effettivamente i migliori da unica punta, lasciateli da soli, che comunque ti fanno gol sia di testa che di piede senza problemi, ok? E questi tre sono i migliori. Ovviamente io non ti consiglio Van Persie, anche se è quello più alto di gen, ma perché è quello più scarso tendenzialmente. Quindi per te sarebbe meglio o un CR7 o un Lewandowski, ok? Parlando del centrocampo, invece, non riesco a vedere chi è il brasiliano 107. Se è Lucas Paquetá, se è Casemiro, non riesco davvero a leggere la scritta, ti giuro. Penso che sia Casemiro. Non lo so, penso. Se è Casemiro va bene, ok? In quel caso lì avresti tanto da cambiare Rabiot e Tadic. Tadic perché è il COC peggiore che ci possa essere in generale, è veramente troppo lento, ha delle cose che sono orrende, ok? Veramente orrende. Se lo trovi forte, sappi che ci sono altri 10 COC che proprio lo aprono, quindi se vai a prenderti qualcun altro sicuramente. Ovviamente io ti andrei a consigliare Zizou, che è lo stesso che ho io, o il Bergkamp, pensando che c'hai i soldi, comunque puoi andarcela a fare, diciamo. Però se non avrai le varie cose, aspetti 108, lì ci sarà sicuramente un COC. Se invece vuoi andare proprio con tranquillità, diciamo, di COC, io ti consiglierei ovviamente Zidane, che è quello più performante in assoluto al momento, anche meglio di Messi e di Neymar, perché comunque ha più fisico e riesce a fare cose che gli altri due, cioè, riesce ad essere forte anche in varie situazioni dove Neymar e Messi, per esempio, non sono così esagerati come anche Agi e tutti gli altri, perché molti COC hanno poco fisico. A dispetto però della grande agilità e di grandi altre cose, ok? Zizou invece è bello equilibrato, può fare entrambe le cose, ok? Detto questo, puoi andare a scegliere tra una sfilza di COC, però devi sceglierlo in base al tuo modo di giocare. Se tu preferisci quello un pochettino più fisico, devi per forza andare a puntare a un Zizou o a qualcosa che uscirà poi nei 108, che però penso che sarà comunque Messi o qualcosa del genere, quindi non avrà tanto fisico. Però o Zizou o se no ti vai a prendere con tranquillità appunto un Neymar o cosa del genere, magari un 105, riesci già a migliorare tranquillamente, perché Tadic, te lo giuro, è davvero davvero scarso, non è utilizzato praticamente da nessuno e ha delle cose che sono pessime sia sul tiro che su altre cose, quindi te lo sconsiglio vivamente. Rabiot è bello forte perché è completo come CC. Io però ti consiglierei, essendo che vedo che a te piacciono i CC che sono abbastanza completi, ok? Ti consiglio di andare a prendere Valverde, perché è molto 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 completo e ti aggiusterebbe tanto il centrocampo, perché fa sia la fase offensiva che quella difensiva. O Valverde o Lucas Paquetá, ok? Che sono quelli che hanno un po' di tutto. Cioè, sono sia fisici che veloci, che agili, che tirano bene, tutte queste cose. Quindi ti consiglio loro due, nel tuo caso, ok? Vedendo il tuo stile.
Al posto di Flecken ce n'è una sfilza, ok? Puoi prendere Mendy che è allo stesso livello di Gen ma para il doppio, ok? C'è Neuer che è più prettamente da versus attacco, c'è Courtois che invece è quello che ho io che è davvero molto molto potente nell'H2H, ma anche nel versus fa il suo, quindi scegli un pochettino te quali sono i migliori, quali preferisci, c'è anche Van der Sar ovviamente che comunque rimane sempre molto molto forte. Scegli tra questi, tutti e quattro sono abbastanza più forti di Flecken. Ho avuto anche Flecken e ti posso assicurare quello che sto dicendo è la realtà, purtroppo. Cioè, tutti questi che ti ho detto sono molto più forti di Flecken. In fase difensiva, Jordi Alba è un'ottima scelta perché comunque è il terzo terzino più forte che c'è in game, appunto più forte di lui soltanto Ashley Cole e Brem. Però c'è da dire che Jordi Alba è più veloce degli altri due. Ok, quindi devi vedere se preferisci ad avere tanta velocità o se preferisci avere tanta stabilità e durezza nella difesa, perché appunto un Ashley Cole e un Brem sono sicuramente più difensivi, più cose, però Jordi Alba corre di più. Quindi per me te lo potresti tenere Jordi Alba perché comunque è il terzo più forte, quindi non è che non è scarso, assolutamente, anzi è devastante Jordi Alba. Quindi puoi anche non cambiarlo. Così tieni i soldi per cambiare gli altri, ok? Van Dijk è molto molto forte, come spiegavo prima, appunto, ha grande difesa, pecca un po' del fisico, quindi ovviamente se trovate dei Ronaldo R9, appunto il fenomeno, che vi viene a sportellare, potreste trovare qualche difficoltà se non hai a fianco un difensore bello fisico, come può essere Desailly, Koulibaly e altri, ok? Quindi Christiansen da togliere, via subitissimo, e devi trovare un difensore in base al tuo stile. Se te ti trovi bene con Van Dijk, che è uno di quelli che ha body weight più basso, perché appunto è alto, ma pesa di meno, quindi è magrolino, quindi lui ha, che ne so, 136 di ritmo, in realtà è come se ne avesse 140, in game si percepisce quello, ok? Però di fisico è più scarso, si ribalterà facilmente, a me Van Dijk molte volte veniva sbattuto per terra, ok? Perché ha un attimino di problemi sotto certe cose, ok? Sotto altre è assolutamente una saracinesca. Quindi dipende sempre dallo stile in cui giocate. Se temporeggiate Van Dijk, Varane, Rio Ferdinand, tutte queste cose qua, vanno più che bene perché sono difensori eccezionali. Se invece vi buttate a capofitto e cercate di andare a prendere palla e tutte queste cose qua prima che vi arrivino in aria, Van Dijk, Rio Ferdinand e Varane non sono i migliori in questa cosa. Meglio di loro ci sono soltanto Koulibaly e Desailly però, quindi anche lì è un attimino da andare a valutare in base al prezzo, in base alle cose, cosa riuscite a fare, ok? Ovviamente. Però il mio consiglio per te è sicuramente, essendo che hai già una gen molto elevata, è di andare a prendere almeno minimo Koulibaly. Per avere una difesa bella equilibrata che può difendere da varie situazioni, ok? Perché se tu prendi Van Dijk e Varane, tu puoi difendere soltanto dalle verticalizzazioni e temporeggiando, non puoi difendere in modo fisico, ok? Quindi invece tu hai anche un Koulibaly, puoi difendere in modo fisico, puoi difendere dalle verticalizzazioni grazie a Van Dijk e puoi difenderti anche da altre determinate cose temporeggiando, appunto sempre grazie a Van Dijk. Detto questo, ti manca Dest. Dest è il quarto terzino destro più forte del gioco. Terzo è Walker, che è solo un 102, quindi perderesti il gen, però in campo è molto più potente. C'è anche appunto Hakimi, che è devastante, e poi Carlos Alberto. Quindi se vuoi migliorare, puoi soltanto prendere loro tre. Però uno dei tre è più basso di gen, quindi andresti a peggiorare la tua gen squadra. Quindi vedi un attimino che cosa riesci a fare. Questi sono i miei consigli per te, fammi sapere sotto nei commenti se ovviamente ti sono stato d'aiuto. Adesso, prima di salutarci, ragazzuoli, andiamo a farci un saltello nella mia formazione, perché ieri ho comprato e ho sbloccato una cosuccia, appunto, come potete vedere là in alto e lì, ok, c'è Ashley Cole che l'ho trovato a 136 milioni, io ne avevo 270, appunto, una roba del genere, ho detto, ma che faccio, me ne privo? No, non me ne privo di Ashley Cole, e quindi andiamo a prenderlo. Di statistiche di base, vedete, sembra quasi un difensore centrale, appunto, 120 di fisico, 144 di difesa, non è questo grande ritmo incredibile, ok? Le cose che sono davvero rotte di Ashley Cole e si vede tantissimo in campo sono queste. Vedete? Reattività? Vedete? Lui c'ha 190. 190. Vuol dire che veramente, raga, lui se deve andare a togliere palla, se deve crossare, se deve tirare, qualsiasi cosa, lui lo fa in un millesimo di secondo, ok? Ed è una cosa rottissima, rottissima, perché vuol dire che lui è molto più rapido a fare tutte le cose che invece gli altri ci mettono una vita. Per esempio, o comunque molto più tempo.
quindi saltarlo diventa davvero davvero difficile, molto difficile, ok? Anche se per dire Brehme e Jordi Alba sono un po' più veloci, hanno per esempio Brehme ha più tiro, ma se devo tenerlo terzino a me del tiro non me ne frega niente. Ha anche buon cross Brehme è sicuramente fortissimo, però Giulicola ha quei due o tre dettagli che lo rendono assolutamente devastante, appunto i 190 di reattività, il grandissimo livello di difesa e tante cose, c'è anche tanto equilibrio, ha un cross incredibile e poi si butta nei contrasti, raga. In più comunque ha un body weight leggero, quindi lui ha 162, ma potenzialmente in game è come se avesse più di 166-167, diciamo, quindi è bello veloce e soprattutto ha buona agilità, è davvero molto molto potente. Grazie alla reattività lui diventa praticamente infermabile, quindi l'ho provato ieri sera, devastante, un po' con andare lontano. Per Eusebio, stessa roba, vedete, lui è fortissimo. Le cose che rendono buggato Eusebio è che, vedete, lui è 1,75 per 76 kg. Alto medio, poi ha classe, ok? Tiro da lontano e tiratore veloce, quindi è veramente pazzesco. Anche lui ha una reattività molto alta, comunque 137 per un attaccante è abbastanza, ok? Ha buonissima agilità e grandissimo equilibrio, poi per essere basso comunque ha tantissimo salto, arriva a 138 con tantissimo colpo di testa, per non parlare poi appunto della potenza di tiro e della finalizzazione. Lui lì va sul 180 e oltre, ma la cosa che fa impressione comunque è il piazzamento anche, raga, il piazzamento. Lui è sempre nel posto giusto. Cioè, questa cosa qua, vedete, nel video che ho fatto ieri, per esempio, c'era il Van Persie che in certi momenti era fuori posizione. Quello lì è dettato dal piazzamento, ok? E lui piazzamento, cioè, a 167. Cioè, è davvero, davvero baccato. È rotto come pochi, c'è poco da andare lontano. Comunque, questo qui per adesso è la mia squadretta. Deve ancora entrare il mitico Bergkamp, che molto probabilmente toglierò Zizou, e poi Ronaldo Nazario, appunto il fenomeno, che devo provarlo, ragazzo, io l'ho già provato, però l'ho provato per poco tempo e quindi sinceramente non so quanto effettivamente possa essere devastante, perché Cristiano Ronaldo CR7 è davvero allucinante, cioè è davvero allucinante, nel game fa veramente il cazzo che vuole, può segnare in tutti i modi possibili. Quindi se Ronaldo, R9, ovviamente il fenomeno, fa di meglio o comunque è sullo stesso livello, lo metto volentieri. Se no, mi tengo CR7, detto sinceramente. Questo è quanto, ragazzoli, questa è la mia squadra. Vi ho fatto un attimino un piccolo video anche sugli altri, appunto due formazioni ho preso, perché poi ne faremo altri nei prossimi giorni di video di questo genere. Però mi raccomando, bisogna arrivare almeno a 200 like qua sotto, ok ragazzoli? Detto questo, commentate ovviamente, iscrivetevi al canale che manca veramente pochissimo per i 10.000, e noi ci troviamo con un prossimo video domani, come sempre, alle ore 17 o 14.30, in base a come mi sbrigo con i tempi, col lavoro e cose del genere, ok ragazzoli? Detto questo, a domani, un ciao ciao da Doc D, ciao ciao!